Salve a tutti, ben ritrovati. La scorsa volta avevamo visto come interfacciare il nostro Arduino con Visual Basic affinché scrivesse qualcosa sullo schermo, ma il programma si limitava a fare semplicemente questo. Oggi vi farò vedere che premendo il pulsante che avevamo già spiegato nelle lezioni indietro, vi ricordate questo quattro piedini arcuati. Premendo questo pulsante, il nostro programma riuscirà a capire quando noi lo pigiamo e quando no, e ce lo dirà. Partiamo subito con il nostro collegamento. Faremo molto semplicemente: collegheremo la massa e i 5 volt alla nostra breadboard. Quindi metteremo massa e 5 volt sulla breadboard. Ecco qua. Poi andremo a collegare il nostro pulsante da una parte alla 5 volt. Quindi qui a 5 volt e all'uscita sull'altro piedino lo colleghiamo diciamo al pinotto, oggi mi piace così. E momentaneamente come collegamenti ci fermiamo qui. Poi andiamo ad aprire il nostro programma. Ovviamente entriamo in una nuova finestra e a questo punto iniziamo la parte di programmazione. Metteremo una variabile che sarà int stato, che sarà quella che ci dirà cosa succede quando premiamo il nostro pulsante. Punto e virgola. Void setup, aperta, chiusa tonda, aperta graffa, serial begin, punto begin, 9006, punto e virgola, pin mode, abbiamo detto l'abbiamo collegato al pin 8, 8, quindi input maiuscolo. Scusate un attimo il telefono. Perfetto. Chiudiamo la nostra bella parentesi. Andiamo sotto e iniziamo a riempire la parte del loop. Quindi void loop, aperta e chiusa parentesi tonda, aperta parentesi graffa, a capo. Beh, cosa dovrà fare questo loop? Dobbiamo usare una condizione. Intanto assegniamo stato uguale. A cosa dovrà essere uguale? Al nostro pin 8, secondo cosa fa, dovrà assegnargli uno stato. Quindi è uguale a digital read 8. Punto e virgola. Adesso diremo se if stato uguale, mi raccomando, il doppio uguale per il termine di paragone a high, perché il pulsante avrà uno stato di high che sarà quando è premuto e low quando lo lascio, perché darà o non darà tensione. Quindi, se stato è height, scriveremo serial.println
acceso. Chiusa parentesi tonda, punto e virgola, a capo, chiusa la graffa. Else, che significa altrimenti, aperta parentesi graffa. Serial, punto, magari attaccato, print ln, spento, anzi scrivo proprio minuscolo così si vede anche meglio da video. Spento, punto e virgola, chiusa la graffa dell'if, e if else è un costrutto, quindi chiusa la parentesi graffa e chiusa la parentesi graffa del loop. Adesso attacchiamo il nostro Arduino. Se non ho fatto particolari errori, alla compilazione e upload dovrei tranquillamente riuscire a caricarlo. Quindi, ricapitolando, abbiamo messo un contenitore per definire lo stato del pulsante, infatti il nome è stato, inizializzato la serial port affinché comunichi con il nostro terminale, indicato il pin che noi vogliamo che riceva l'ingresso del nostro pulsante. Adesso sembrerebbe a posto, dovrebbe. Ecco. Perfetto, ora va talmente veloce che non vediamo nemmeno cosa sta succedendo e noi la metteremo in ritardo. Un ritardo di un secondo e guardiamo un po' se è sufficiente così. Poi metterei anche io una resistenza qui, sempre per chiudere questo maledetto circuito che ogni volta mi scordo. Perlomeno mettiamo una resistenza da 10 kΩ, che mi sembra assai migliore, altrimenti corriamo il rischio che delle tensioni varie ci rompano le scatole, facendo andare poco bene il nostro Arduino. Quindi un attimo controllo la resistenza che ho preso. Non è questa. Ora giammai la riuscirò a prendere. Ecco, già la seconda. Sono un po' disordinato purtroppo, quindi devo. Ok, questa mi piace assai di più. Andiamo a richiudere il nostro circuito con la nostra resistenza, il nostro resistore qui che contatta qua giù e mettiamo come sempre il nostro cavo che poi va a finire a massa. Ok, quindi adesso dobbiamo ricaricare il programma sul nostro Arduino perché abbiamo messo un po' di ritardo perlomeno. Poi adesso ci penso, dopo vediamo anche di mettere un LED che si accende e si spenge assieme al nostro, quando noi premiamo il nostro pulsante, però allo stesso tempo possiamo vedere di farla contare. Ecco, adesso mi dice spento, spento,
Io premo il pulsante, vedete, acceso. Adesso ha un secondo di ritardo, addirittura lento, sembra quasi di dover aspettare, tipo i vecchi computer quando aspettavamo che caricassero. Sì, perfetto. Allora, il funzionamento è perfetto. Adesso chiudiamo la finestra e andiamo a far sì che il LED invece. Che creiamo un altro intero, quindi int led uguale a 13, punto e virgola. Così abbiamo impostato un intero che si riferisce al pin 13 e sarà il led. Allora, a questo punto settiamo il pin 13, quindi pin mode led output. Ho settato il 13 perché non so se vi ricordate, però è quello che qui c'ha già il LED di default incorporato. Adesso tanto quando si illuminerà lo vedrete. Adesso rimane fisso acceso, però dopo lo faremo lampeggiare. Quindi output. E qui insieme a serial print LEN acceso scriveremo digital write led i punto e virgola. Allora, per quanto riguarda Arduino non sono sicuro. In ogni caso in C in generale altri linguaggi di programmazione con una sola istruzione le parentesi graffe possono essere omesse. Da oltre una istruzione ci vogliono obbligatoriamente, altrimenti il programma non riconoscerebbe che fa parte di quel costrutto e andrebbe in errore. Oppure non andrebbe in errore, che è la peggior soluzione possibile, però non farebbe ciò che noi vogliamo. Quindi, digital write LED low. Ok, proviamo a ricaricare. No, mettiamo però leggermente più lento perché effettivamente questo è troppo. Mettiamo mezzo secondo, se no viene due scatole. Allora, adesso aspettiamo il caricamento. Allora, come vedete, il LED che qui era acceso adesso è spento. Ci tengo la BIC vicino. Premerò, anzi, prima di tutto vi riapro nuovamente la finestra del monitor seriale. Vedrete che continuerà spento, spento. Adesso guardate anche qui il nostro Arduino, si accenderà il LED dove c'ho la penna e inizierà a scrivere acceso. Adesso si spengerà e inizierà a riscrivere spento. Perfetto, adesso abbiamo fatto la prima comunicazione tramite il monitor seriale e il nostro Arduino. Nella prossima vedremo come interfacciarlo con Visual Basic e come far sì che il pulsante, se ne abbiamo tempo, direttamente nella prossima, se no un'altra ancora. Vedremo comunque sia questo pulsante come eliminarlo a livello fisico e far sì che funzioni tutto a livello informatico. Grazie.